Siamo a Santo Stefano di Camastra, in questo momento ci troviamo sul tratto della statale 113 che questa mattina era stato chiuso a causa di un incendio che è divampato in contrada Tudisca. Come potrete vedere alle mie spalle dalle immagini, sono devastanti gli effetti del fuoco in tutta l'area che si trova a est della cittadina di Santo Stefano di Camastra in direzione della frazione di Canneto di Caronia. Da qui in questo momento continuiamo a vedere le fiamme che si alzano con il fumo che è ben visibile ovunque e diciamo che per quanto riguarda il centro abitato in questo momento la situazione sembrerebbe essere stata messa in sicurezza. Alle nostre spalle c'è un'abitazione, probabilmente un'abitazione di campagna che brucia, ci giunge notizia di qualche abitazione che è stata evacuata perché appunto questa zona è una zona dove insistono abitazioni private, abitazioni di campagna, seconde case, ma anche appunto abitazioni principali. Qual è qui la situazione in questo momento? La situazione è un pochino critica perché i terreni sono tutti sporchi. C'è una legge che si dovrebbero pulire, ma i proprietari lasciano sporchi e queste sono le conseguenze. Rischiamo perché abbiamo un bombolone del gas che è molto, molto pericoloso. Grazie all'aiuto dei vigili del fuoco della regione siciliana e del corpo forestale hanno domato un po' le fiamme. È incredibile perché il fuoco si allarga in diverse direzioni e quindi essendo un territorio abbastanza accidentato, collinoso, dove ci sono diversi versanti, non si può tenere in un'unica prospettiva, in un'unica ottica sotto controllo. Noi, fermo restando che questo da intendersi un incendio di interfaccia, perché già sono state interessate numerose abitazioni, abbiamo cercato per quanto ci è possibile cercare di salvaguardare qualche abitazione, ma attenzione, noi non abbiamo l'adeguatezza né tantomeno la preparazione per fare queste cose, ci badiamo più su quelli che sono i terreni cespugliati e cose, fermo restando che abbiamo fatto un intervento di tutela di un capannone di un mobilificio che siamo riusciti a domare le fiamme fino a quando non stava che lambire il fabbricato, il capannone.